Grazie, buongiorno a tutti. Quindi grazie alla PISA, autorità di gestione. L'autorità di gestione è la responsabile del programma del POR-FESR, questo è il referente, diciamo, nei confronti della Commissione europea per la gestione del programma. Ecco questo termine, no? Autorità di gestione, che al di là delle sigle poi ci sono anche altre cose che non sono comprensibili. Quindi buongiorno a tutti. Come è stato detto, siamo qui per celebrare la festa dell'Europa e quindi ricordare anche il ruolo che ha avuto l'Unione nello sviluppo dei territori, nel miglioramento anche della qualità della vita dei cittadini europei e quindi anche dei cittadini sardi, visto che ci definiamo comunque cittadini europei. Abbiamo appena sentito l'inno alla gioia, che è un inno ufficiale dell'Unione Europea, è stato già detto da chi mi ha preceduto, quindi ci ricorda che il 9 maggio ricorre l'anniversario della storica dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi nel 1950, allora lui era ministro degli esteri francese, Schuman espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa e quindi avrebbe, con questa idea, con questa proposta, avrebbe reso impensabile una guerra tra nazioni europee. La sua proposta prevedeva proprio l'eliminazione del contrasto secolare tra la Germania e la Francia, attraverso quindi una comunione della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto un'alta autorità comune. E prevedendo anche che molti altri paesi potessero far parte di questa comunità. A questa idea molti hanno, perché magari hanno partecipato e hanno studiato qualcosa sul percorso di costruzione dell'Unione Europea, partecipò la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi. Oggi siamo 28 paesi, è stato detto prima. E quindi questi primi paesi risposero a questa idea di Schuman 57, costituendo la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. E quindi pensando proprio di evitare nel prosieguo le guerre, che ricordiamo che siamo usciti 70 anni fa da uno dei più grossi conflitti mondiali, quindi la Seconda Guerra Mondiale. Quindi oggi questa idea, dicevo, è condivisa da 28 paesi. Certo, se stiamo affrontando anche questo dibattito, possiamo dire che l'Unione Europea, per le crisi, per le cose che leggiamo e che succedono, non è ancora perfetta, c'è ancora molta strada da fare prima di raggiungere un'organizzazione che tenga conto, che dia voce a tutti i 500 milioni di persone, perché questo è il mercato, questa è la popolazione che c'è all'interno dell'Unione Europea. Però traguardi come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e la giustizia sono veramente valori impagabili, ce li dobbiamo ricordare e spero che oggi riprendano forza per poter rispondere in modo adeguato ai problemi che ci sono. Oggi questo evento è dedicato a parlare e a discutere, a riflettere della realtà e percezione, che percezione abbiamo dell'Unione Europea, ma come si esplica questa realtà. Quindi a conclusione di un progetto che si intitola, come abbiamo visto prima, La Sardegna cresce con l'Europa. Con questo progetto, qualcuno l'ha già detto, abbiamo voluto coinvolgere gli studenti del corso di laurea di Scienza della Comunicazione e quindi in un percorso di approfondimento. Abbiamo lavorato insieme agli EDIC Sardegna per aiutare questi ragazzi a scoprire perché l'UE è importante per la nostra vita quotidiana e quanto è migliorata la nostra vita quotidiana grazie a questi interventi. Un elemento importante, lo diceva la professoressa, è l'ambiente, una cosa effettivamente importante. Io dico sempre, senza le direttive europee chissà che cosa faremo di questa nostra povera regione. Allora, dicevo,
pilota, lo replicheranno, insomma hanno intenzione il docente con noi di replicarlo, però è importante questo progetto, ma sono importanti tanti progetti così perché per la formazione del cittadino europeo, sapere ad esempio che l'amministrazione regionale non ha perso un euro di questi di risorse comunitarie FESR. Questo lo dico perché io ne parlavo prima, seguo i programmi dal 94 al 99, quindi ci sono varie fasi di programmazione, 2000-2006, 2007-13, 14-20, adesso ci stiamo preparando per il 21-27 e spesso e volentieri leggo sui giornali delle cose terribili, cioè che stiamo perdendo delle risorse, stiamo restituendo dei soldi, stiamo facendo questo e l'altro. Probabilmente dobbiamo migliorare la nostra comunicazione, anche se con Elena Carte ci siamo impegnati tantissimo in questi anni per dare informazioni precise, ma effettivamente io mi auguro che anche i giornalisti riescano a leggere anche le cose che noi diamo, i comunicati che noi facciamo, che non sono poi quelli che poi leggo sui giornali. Qualche giorno fa, non ho avuto modo, altrimenti ve l'avrei portato, di leggere, mi hanno riferito, che su La Repubblica c'era un articolo, tutta una pagina sui fondi comunitari, di tutto ciò che, cose veramente inaudite, distorte, di una persona che non conosceva l'argomento. Allora, è importante che anche chi scrive sui giornali debba studiare un pochino quali sono i meccanismi dei fondi comunitari e come le regioni riescono a gestirli e a realizzare le cose, dando anche un pochino di speranza, no? Alla popolazione italiana, dico la popolazione italiana perché La Repubblica è un giornale italiano, però non è pensabile leggere queste castronerie su i fondi comunitari, è una cosa veramente vergognosa, quindi mi dispiace se per i giornalisti, però bisogna che anche loro studino come abbiamo studiato noi. Scusate, io sono sempre molto chiara su queste cose. Allora, quindi dicevo, quindi è importante questo, allora è importante sapere che non abbiamo perso un euro, è importante sapere che abbiamo un programma di investimento, che è quello che io gestisco per il FES, di 930 milioni di euro, altri 460 milioni li gestisce l'assessorato lavoro, poi c'è il 1,2 miliardi dell'agricoltura, cioè ci sono tutte queste risorse, stanno andando avanti. Allora è importante che anche i cittadini, attraverso dei progetti, attraverso il progetto di monitoraggio ambientale come quello che di monitoraggio civico, come quello che andremo a festeggiare domani, a premiare le classi, è importante che seguano anche queste cose. Quindi così si può capire effettivamente che cosa sta facendo l'Unione Europea per noi. Abbiamo investito in settori molto importanti che vanno dalla ricerca, alle imprese, all'ambiente, alle acque, insomma, in tanti settori e per i giovani e soprattutto per i giovani. Però, ritornando ai punti, ai principi basilari, è importante sapere anche che godiamo di vantaggi basilari che sono scontati, lo accennava prima. Viviamo in un continente in cui regna la pace, facciamo parte della maggiore economia del mondo e siamo liberi di viaggiare. C'erano le code alle dogane un tempo, voi queste cose chiaramente non le avete vissute, però insomma, neanche io ero molto piccola, dai, diciamo così. Comunque gli ultimi sondaggi di Eurobarometro, e questo mi dispiace, confermano che noi italiani siamo mediamente i più scettici, me lo conferma la rapporto della Commissione Europea, verso le iniziative comunitarie rispetto ai concittadini degli altri paesi. Dall'indagine emerge la difficoltà di alcuni intervistati di comprendere certe informazioni che ricevono tramite i mass media. Ritorniamo al punto. Loro pensano che sia necessaria un'informazione e una formazione pregressa per poter capire che cosa gli viene detto attraverso i media. Comunque in questo senso occorre rendere e rafforzare la visibilità sull'utilizzo dei fondi strutturali e raccontare, è quello che noi ci sforziamo di fare, l'impatto sulla vita dei cittadini.
e sulla dimensione concreta anche delle loro esperienze quotidiane. Quindi io dico comunicazione, trasparenza e fiducia, questo è il circolo virtuoso verso il quale investire le risorse, competenze e tempo. Questa è anche l'unica strada per rafforzare l'Europa e per far fronte in maniera decisa, dico io, alle tendenze euroscettiche e nazionaliste, toccando in maniera diversa ma diffusa i vari paesi del nostro continente, e ce ne sono tante in questo periodo. Però qual è la percezione dei cittadini europei rispetto ai risultati finora raggiunti dall'Unione Europea? Sappiamo della crisi economica finanziaria, la crisi del debito in Grecia, la Brexit che non è ancora completata, i flussi migratori. Questi hanno sviluppato nei cittadini una grave crisi di identità dell'Unione, determinando segni senza precedenti di diffidenza verso il diffidenza popolare del progetto europeo. Purtroppo, devo dire, questo è successo perché non sempre la Commissione europea e l'organizzazione, anche nella politica estera, ha dato delle risposte risolutive e efficaci. È una cosa abbastanza complessa, perché poi esiste la sovranità nazionale, no? Che impedisce anche questo di avere una politica estera uniforme. Però questo ha determinato, diciamo, la distanza dei cittadini dall'UE. L'Unione, dico, non dovrebbe, sì, ha fatto tanto, non dovrebbe realizzare solo doveri normativi, ma dovrebbe anche agire rapidamente ogni volta che si verificano questi eventi politici e sociali. Però per costruire, per riuscire in questa impresa, occorre costruire un'identità collettiva, non soltanto a livello di Stati membri, ma anche tra i cittadini, che rimette in primo piano i valori fondanti, quelli di cui, che ho menzionato prima, valori di solidarietà e di integrazione, che vengono appunto messi a rischio. Penso infatti, quindi ritornando all'informazione e la comunicazione, rappresentino una parte essenziale di questo processo di democratizzazione della politica, e funzionale tutto questo, la democratizzazione. Un processo necessario per colmare le distanze tra istituzioni europee e cittadini attraverso un linguaggio chiaro. Sto andando a concludere, l'autorità di gestione mi stanno dicendo di concludere. Non mi piace fare i saluti, mica sono un politico, sono un tecnico. Volevo dire qualche cosina che poi sarà ripresa nelle riflessioni che le docenti, insomma, faranno successivamente. Quindi comunque significa comunicare non significa soltanto attivare meccanismi di partecipazione, ma anche fornire contenuti chiari e puntuali. D'accordo, Elena? Chiari e puntuali. È l'obiettivo che ci poniamo per la futura programmazione, dando maggiore enfasi sugli aspetti di monitoraggio e di valutazione. Il monitoraggio di quello che facciamo è molto importante. Dicevo poco prima, noi abbiamo per il PORFES, ma anche per gli altri fondi, ma soprattutto per il PORFES, abbiamo un sistema informativo che si chiama SMEC, che è dove ci sono tutte le informazioni e dalle quali prendono le informazioni per storie di progetti. Senza il monitoraggio di ogni singola operazione, abbiamo adesso 1.400 operazioni, tenete conto che nel 2000-2006 ce ne erano 30.000. Gestire tutto questo, insomma, è importante, ma era un programma plurifondo. Quindi diciamo che anche con la programmazione 21-26, credo che l'UE stia dimostrando un grande impegno per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini sulle tematiche ambientali, sull'incremento della povertà, sui flussi migratori. Quindi oggi siamo qui per parlare del contrasto tra realtà e percezione, e quindi auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie dottoressa Pisu.